Jones è non solo l'investigatore privato, letterario, sicuramente più conosciuto che ci sia, ma è anche un personaggio significativo da un punto di vista socioculturale. L'inventore di Sherlock Holmes è Sir Arthur Conan Doyle, medico di Edimburgo, nato nel 1859, morto nel 1930. Conan Doyle, come è noto, aspirava alla gloria letteraria soprattutto per mezzo di altre pubblicazioni. È autore di una numerosissima serie di testi, è autore di romanzi storici, di saggi su qualunque argomento, molti saggi sullo spiritismo, per esempio, scritti nell'ultima parte della sua vita. È autore di racconti d'avventura, di romanzi sentimentali, ha scritto di tutto, reportage importanti e così via. Era un personaggio molto noto, un personaggio pubblico di grande rilevanza nei suoi tempi, eppure, malgrado la buona qualità degli altri suoi scritti, perché Conan Doyle è veramente un ottimo scrittore, a disagio nella caratterizzazione dei personaggi, ma straordinariamente abile nel disegno degli ambienti, malgrado tutto questo, la fama gli arrivò attraverso i romanzi, quattro, e i racconti, moltissimi, imperniati sulla figura di Sherlock Holmes. Il primo libro di Sherlock Holmes, Uno studio in rosso, che è qua, sia in inglese che in italiano, in inglese c'è anche Il mastino dei Baskerville, The Hound of Baskervilles, il primo romanzo, Uno studio in rosso, fu pubblicato nel 1887 a puntate su una rivista. 1887 è un anno importante per la storia della Gran Bretagna, è l'anno in cui cade il governo di Gladstone, liberale riformista, e sale al potere un governo conservatore, molto più caro alla regina Vittoria, il governo di Lord Salisbury. Nell'Inghilterra contraddittoria, animata da un lato da pulsioni conservatrici e dall'altra parte aperta al nuovo, che si trova ad esistere negli ultimi decenni del XIX secolo, Sherlock Holmes si inserisce alla perfezione. Sherlock Holmes viene sovente interpretato come un figlio del positivismo, e lo è in effetti, un investigatore scientifico che fonda la sua attività su dati materiali, più che su dati psicologici, su una straordinaria prontezza e velocità di ragionamento logico e su una illimitata fiducia nelle possibilità della ragione umana. Tuttavia Sherlock Holmes è anche il detective malinconico che si perde nella nebbia, che ama romanzeschi travestimenti, si traveste da prete, si traveste da uomo di malaffare, si traveste persino da donna. È il detective che suona il violino in maniera malinconica e triste e che si droga con la cocaina, malgrado la riprovazione del suo assistente, il dottor Watson, che racconta le storie in prima persona. Sherlock Holmes è un personaggio contraddittorio, complesso. È un personaggio in cui si nascondono le pulsioni di un'epoca che era in grado di produrre, da un lato, la vicenda reale, terrificante, sordida di Jack lo Squartatore, e che dall'altra parte si compiaceva di una serenità e di una normalità borghese cui Holmes sfugge, mentre invece vi aderisce perfettamente il dottor Watson. Perciò i gialli di Conan Doyle sono, dicevo, quattro romanzi, Uno studio in rosso, Il segno dei quattro, Il mastino dei Baskerville e La valle della paura, e una lunga serie di racconti riuniti in diverse raccolte, sono molto più complessi, più articolati di quello che possa sembrare a prima vista, ed è per questo che hanno continuato ad esercitare un fascino straordinario. Sherlock Holmes, per esempio, è un detective che di tanto in tanto viene sconfitto. Qui vedete, per esempio, Sherlock Holmes, adesso ve lo mostro, eccolo qui, Sherlock Holmes alle prese insieme con il dottor Watson, Sherlock Holmes, Basil Rathbone e il dottor Watson, Nigel Bruce, nei film prodotti negli anni 40 dalla Universal. Sherlock Holmes, dicevo, è un detective che fallisce, e non è forse un caso che il più importante, il più noto, il più clamoroso fallimento della sua carriera avvenga quando Holmes ha a che fare con una donna, Irene Adler. Irene Adler, nel racconto Uno scandalo in Boemia, fa fare a Holmes una bruttissima figura, lo umilia e forse lo fa innamorare. E allora, di fronte all'irrazionalità del sentimento e di fronte al disequilibrio che la presenza femminile produce all'interno di questa storia, Holmes è sconfitto.
ma la sconfitta di Holmes è ciò che contribuisce a renderlo un personaggio più umano, più credibile e, malgrado i tanti aspetti datati che ci sono nella produzione di Conan Doyle, a farne tutto sommato anche adesso il punto di riferimento obbligato quando si parla di un detective letterario.